spazio che desidero da sempre, so che mi stringerai. Domenica 23 luglio, Villa Alta del Prelato di Fano, dietro di me gli oltre 40 ragazzi che parteciperanno da oggi fino a sabato prossimo al campo di lavoro e formazione missionaria, campo che da quest'anno vede diverse novità. Un'edizione diversa, appunto, che vedrà la raccolta di soli generi alimentari a lunga conservazione da destinare alle Caritas parrocchiali e non degli indumenti usati come si faceva fino allo scorso anno. I ragazzi questa settimana toccheranno le varie parrocchie della diocesi come Apecchio, Barchi, Piagge San Giorgio, Orciano e San Pio X di Fano, per poi concludere il tutto sabato 29 con il mandato missionario. Strutturato il programma di giorno in giorno, con diversi appuntamenti nell'arco della giornata. Verso le 9 partiremo con i pulmini per la raccolta dei generi alimentari a lunga conservazione. Nel pomeriggio invece ci sarà la formazione guidata dal missionario Don Andrea Marescotti, seguita poi dalla messa verso le 18 circa. E infine la sera ci sarà la festa animata da noi ragazzi alle 21 circa. Nuovo come ogni anno il tema, che vede coinvolti i ragazzi in prima persona. Il tema trattato in questa edizione del campo missionario sarà il tema Evangelii Gaudium e useremo l'acqua come metafora della missione. Già questo tema l'abbiamo ripreso dallo scorso ritiro invernale e sarà affrontato da Don Andrea Marescotti, missionario della diocesi di Pesaro. Dopo essersi presentati il primo giorno, i ragazzi si sono divisi nei vari gruppi per dare inizio al 37° campo lavoro. Il campo missionario è un'occasione per me per la crescita spirituale, per me come anche tutti gli altri giovani che decidono di ritrovarsi anche se sconosciuti in un primo momento, ma che poi si cominciano a conoscere e quindi nascono delle nuove amicizie tra parrocchie all'interno di tutta la diocesi. È importante anche perché passiamo di città in città a condividere la gioia che cresce tra noi giovani. È importante perché crea dei ponti anche tra le varie realtà che ci sono in tutta Italia, con i padri missionari e anche nel mondo. Quindi ci fanno i momenti di formazione che quindi arricchiscono tutti noi giovani che decidiamo di partecipare. Verso un mondo che non ha confini.